in collaborazione con Buonasera amici sportivi, ben ritrovati. Il pareggio in terra marchigiana, la continuità, il conto alla rovescia, tre partite alla fine, la Salernitana si ritrova a lottare per un posto al sole, addirittura a sperare di evitare i play-out. Sabato la partita a eliminazione diretta, la partita della vita, la madre di tutte le partite, contro il Modena in una Rechi che si preannuncia caldo, caldissimo. Dovrebbero essere almeno 20.000 i tifosi che assieperanno e affolleranno le tribune del Principe degli Stadi per una partita che può valere tantissimo in ottica di Serie B. Ne parleremo, lo abbiamo annunciato al nostro sito internet, sono già tantissimi i messaggi che sono arrivati, con Beppe Galli. Buonasera Beppe. Buonasera a voi. Grazie per aver raccolto il nostro invito. Beppe Galli, agente FIFA, agente anche di Massimo Coda. Coda che sarà l'illustre escluso, eccellente, stavolta escluso non da Menichini ma dal giudice sportivo. Assenza pesante, Beppe. Beh, io credo che Massimo sia un'assenza molto pesante. Ed è un peccato, perché questa partita secondo me è una partita che, cioè, parlando con quelli del Modena, sono ben contenti che questa te la dice lunga, che Massimo non ci sia, perciò come sono stati contenti quelli del Vicenza, perché sai che c'ho anche Delia in quella squadra, che si erano preparati alla partita, dovevano affrontare Coda, la mancanza di Coda ha dato un vantaggio per loro, ecco. Questo vuol dire che Massimo in questa categoria è temuto, perciò... Io ti interrompo subito, perché per fugare il campo da ogni equivoco, naturalmente non facciamo personal media di nessuno, anche se personalmente i tifosi, molti, conoscono la mia posizione su Massimo Coda. Devo dire che Galli, se dice questo, lo dice non solo perché è di parte, ci sta anche, ma lo ha detto perché ha in procura anche giocatori del Vicenza, giocatori del Modena, che sono ben lieti, purtroppo per noi, dell'assenza di Coda. Però oltre all'assenza di Coda, di cui poi parleremo nel corso della trasmissione, che sono tantissimi temi, rischia di non essere della partita anche Michele Franco, perché anche oggi non si è allenato, si parla di un affaticamento muscolare, però sembrerebbe, voci di corridoio ci sussurrano, che potrebbe trattarsi di una contrattura muscolare. Il giocatore farà degli esami clinici al più presto e è probabile che possa rischiare di saltare addirittura il big match con il Modena. Inevitabile l'impiego di Rossi come al alternativa. Non si sono allenati questo pomeriggio neanche Nalini e Moro, allenamenti differenziati per i due, così come non si è allenato Bagadur, che accusa un risentimento al polpaccio. Menichini va comunque per la conferma del 4-4-2, modulo che ha portato personalità e anche finalmente qualche punto importante in una classifica che tra poco andremo a vedere. Chiedo a Beppe Galli, che prima di fare l'agente FIFA è stato calciatore professionista, diceva Van Gogh, Beppe, com'è difficile essere semplici, ci voleva tanto per confermare questo spartito tattico. Ma sai, ogni allenatore ha una sua idea. Poi, beh, Menichini ne ha avute parecchie. Ho capito, però ripeto, io non entro in merito nelle questioni tecniche, perché sono cose che non riguardano. Se in questo momento il 4-4-2 dà risultato, è giusto che ci sia il 4-4-2. Perciò, e invece altri allenatori hanno il credo del 4-3-3. Perciò, voglio dire, ognuno fa necessità virtù. Dipende sempre da che giocatori hai, perché se hai degli esterni forti, giochi col 4-3-3, ecco, cioè, alla fine. Perciò, dipende dai giocatori che uno ha. Poi, spero proprio, guarda, tu hai detto una cosa... Prima mi hai fatto ricordare, perché Salerno non facevo... Sono proprio tifoso della Salernitana, anche se sono... Sei un molosso. No, no, ma io sono fiero di essere stato nella Nocerina, e anzi saluto tutti i tifosi della Nocerina. Però sai anche che un rammarico è quello che non sono venuto a Salerno dopo 4 anni che ero stato a Nocera. Parliamo da giocatore, ricordiamo. Da giocatore, perciò è una piazza che mi è sempre piaciuta, una piazza che merita veramente anche qualcosa in più, perché
tu sai come la penso io, perciò... No, ma te lo chiedono in tantissimi. Ah. Io farò fatica stasera ad evadere tutti i messaggi al nostro sito internet tvoggisaranno.it, al link Zona Mista News. Intanto Galli mi ha dato anche l'assist per il primo servizio che abbiamo preparato, quindi invertiamo un po' la scaletta che avevamo programmato. Lanciamo il servizio sulla, sul probabile pienone, sulla probabile corsa, ressa al biglietto a stasera circa 5.000, già italiani staccati, siamo soltanto all'apertura della corsa al biglietto. Ci sarà la giornata granata, ma la Salernitana ha effettuato anche una riduzione, non certamente l'operazione fatta dall'Ascoli, ma una riduzione cospicua dei italiani di ingresso. Vediamo il servizio che ha preparato Nicola Roberto. In tanti ieri hanno marcato visita, ma Menichini conta di recuperarne la gran parte per la partitissima di sabato con il Modena. La Salernitana giocherà con il 4-4. In 20.000 alla Rechi per la gara di sabato con il Modena. Il passaparola è già partito, come la corsa al biglietto. Già ieri pomeriggio centinaia di tifosi hanno fatto capolino presso le rivendite autorizzate per dotarsi con ampio anticipo del prezioso tagliando. Per la gara di sabato la Salernitana ha indetto la giornata granata, la seconda della stagione dopo quella col Novara. Allora la risposta del pubblico fu discreta, stavolta sarà considerevole. La gara col Modena è una sorta di spareggio al quale nessuno vuole mancare. La circostanza che si tratti di una partita decisiva farà sì che la Rechi sia gremito come nelle grandi occasioni, ed una mano la darà anche il fatto che opportunamente la società ha deciso di abbassare i prezzi. Ci sono tutti gli ingredienti, insomma, per puntare ad un numero notevole di tifosi sugli spalti. Marco Mezzaroma, in un'intervista pubblicata oggi dal quotidiano Il Mattino, ha chiesto la vittoria alla squadra e il record di presenze stagionali ai tifosi. Il copatron vorrebbe superare le 22.000 e passa del derby con l'Avellino, e di certo la missione non è impossibile. Salerno si sta mobilitando per la sfida di sabato, in cui sarà in palio una stagione fin troppo facili i calcoli. Battendo il Modena, infatti, la Salernitana staccherebbe una diretta rivale, compiendo un passo decisivo verso il traguardo finale, in considerazione del fatto che il calendario nelle ultime due giornate strizza l'occhio alla squadra di Menichini, che potrebbe essere l'ospite d'onore della festa promozione del Cagliari, per poi chiudere alla Rechi contro il già retrocesso Como. Vincere sabato per regalarsi un finale di stagione con minori preoccupazioni, e questa è la missione che la squadra granata deve portare a termine e per la quale potrà contare sul sostegno della sua tifoseria, che del resto in questa stagione ha recitato sempre un ruolo importante, comprendendo prima di altri la gravità della situazione e cercando, per quanto nelle sue possibilità, di dare una scossa. Dopo aver seguito in massa la squadra a Vercelli e ad Ascoli, ora la torcida granata si prepara alla gara di sabato con l'entusiasmo e la passione che da sempre la distinguono nel panorama nazionale. Alla Rechi, nonostante gli stenti, gli scarsi risultati, la Salernitana ha potuto contare sempre su un consistente supporto in termini ambientali, e di certo ora che si avvicina il momento clou della stagione è ragionevole pensare che sabato lo stadio di Via Allende offrirà un colpo d'occhio degno della massima serie. Salernitana e Modena si giocheranno una bella fetta di Serie B davanti ad un pubblico che farebbe la felicità della metà e più dei club di massima serie, ma in fondo è la storia di sempre. La passione di Salerno non conosce categorie, e non certo da oggi. Era il servizio sulla possibile, almeno questo è l'auspicio da parte della proprietà, ma soprattutto della squadra, perché sente forte la passione, il pathos della gente della Rechi in quella che ho definito più che uno scontro salvezza, Beppe Galli, una partita eliminazione diretta. Sei d'accordo? Può dire che ha un piede in Serie C. A proposito, cominciamo ad evadere i tantissimi messaggi che sono arrivati per Beppe Galli. Per Galli ci scrive Baga al nostro sito internet di www.gisalenno.it, al link Zona Mista News. Da scaltro operatore di mercato qual è? Secondo lei, di chi è la colpa di questa stagione scellerata? No dichiarazioni di circostanza, per cortesia, no. Tranquillo, non è il tipo. Ma nomi e cognomi dei colpevoli dal suo punto di vista, anche perché se siamo stati per due terzi del campionato tra la penultima e la terzultima posizione, evidentemente qualcuno, anche più di uno, ha sbagliato. Io, a differenza di tanti amici, non mi sento di puntare il dito contro lo titolo. La società ha investito, forse non tanto, ma sicuramente è stato sostenuto un investimento congruo ad un decimo posto. La colpa di chi ha scelto è di chi ha scelto i vari Troianiello, Torrente, Rossi, Terracciano, ha riconfermato Bovo, Trevisan, Franco, Pestrin. Attendo giudizio di Galli, grazie. Allora, per circostanze uno dovrebbe dire adesso pensiamo tutti uniti a non trovare polemiche e trovare un colpevole, no? Però posso essere d'accordo, perché sai che io non sono purtroppo politico.
Penso che il primo sbaglio, e dico solo questo, la riconferma per troppo bene alla vecchia guardia. È stato un errore? Secondo me sì, perché la Serie B è un altro passo, è un passo... Non cioè, a caso esistono le categorie? Ci sono le categorie per quello, e forse questo è stato un errore, perché quando si vince si cerca di dare un premio a tutti, però purtroppo ci sono delle realtà, e questo secondo me è stato un errore, ecco, questo è un mio pensiero. Poi altri andiamo in polemica. Oggi secondo me si deve essere tutti uniti, perché, ripeto, c'è un unico risultato: vincere, perché la Salernitana deve rimanere in questa categoria. Perché ti ho sempre detto, anche tempi non sospetti, la Salernitana non è di Lotito, non è di Mezza Roma, non è dei giocatori, non è del mister. La Salernitana è dei tifosi, e chi scende in campo deve onorare questa maglia. Questo è il mio pensiero, e per questo dove sono sempre stato, ho sempre giocato per la maglia. E credo che Salerno, quando c'era la possibilità di venire a Salerno, mi stimavo proprio per questo, perché anche se ero ex nocerino, perché ero un combattente. Ecco. Allora, dato che siamo quasi addirittura d'arrivo della prima partita della trasmissione, come vedi è una trasmissione molto flash, Beppe, io vorrei circoscrivere il più possibile, che sono tanti messaggi su Massimo Coda, assistito da Beppe Galli, partendo proprio da un primo messaggio. Non lo faccio per condiscendenza, perché insomma ci sono anche altre considerazioni che naturalmente noi pubblichiamo nel rispetto e nella civiltà dei messaggi. Partiamo da Antonio Moscarello, che dice: buonasera a tutti, alla fine del girone d'andata ero convinto che Coda fosse davvero scarso. Ora mi scuso con lui e ammetto di aver dato un giudizio sbagliato, perché oltre ai gol e alle prestazioni è un ragazzo che mette tanto impegno e sudore, e i 15 gol in questo contesto di squadra valgono quasi il doppio. Grazie. Prima che risponda Galli, anche se questa è una considerazione, poi ci sono tante considerazioni sul futuro di Massimo Coda, che ricordiamo ha ancora 2 anni di contratto con la Salernitana, ma sappiamo benissimo che insomma i contratti possono valere fino a un certo punto. Per Galli, ci scrive Nico, niente scherzi estivi, Massimo Coda resta a Salerno senza se e senza ma. Per Marotta è quasi compromesso un campionato senza Tudisco venerdì sera, che è il nostro talismano. Ci siamo sudati un pareggio al 92esimo a Lasco, venerdì prossimo niente scuso, Tudisco in studio e battiamo il Modena. Oppure, caro Eugenio, vorrei avere la retrocessione sulla coscienza? Assolutamente no. Per Galli, lei assiste tanti altri talenti, su tutti penso a Crimi e Fabbrini. Secondo lei sono profili giusti per una piazza come Salerno? In estate ci sarà la possibilità di imbastire trattative per i suoi assistiti in direzione Salerno? E con questo mi fermo soltanto per un attimo per chiedere a Beppe su Coda, sul futuro di Coda, e anche su un discorso futuro della Salernitana, che credo sia però sub iudice sulla categoria. Allora, cominciamo dalla prima domanda che questo tifoso ha fatto, dicendo che all'inizio pensava che Antonio Moscarello, credo, che era scarso. Posso anche capirlo, perché all'inizio lui veniva anche da un infortunio grave e senza preparazione, perciò lui è un giocatore di stazza molto fisica e ha bisogno di allenarsi. E la mancanza della preparazione estiva gli è costata molto, molto. La integro a Tifoso 40, Beppe, perché purtroppo i tempi sono strettissimi. Sì. Che ti scrive? Secondo te, Coda è stato reduce da un brutto infortunio e contemporaneamente, sfortunatamente per colpa dell'infortunio di Eusebi, è stato buttato subito nella mischia. Lei ritiene, cioè Galli, che sia stato per lui un bene per prendere la condizione in campo gradualmente a costo di brutte figure, troppo responsabilizzato in un momento in cui non era in grado, sia per lui, per l'intera squadra, che pian piano, anche per le figuracce fatte da Gabbianetta, è crollata nella posizione che è stata fino ad un mese fa? Oppure era meglio puntare su Donnarumma, sempre che quel cieco di Torrente l'avesse visto punta centrale titolare, e fare entrare pian piano Coda dalla panchina? Allora tu mi fai entrare nella polemica. Una volta tanto non sono il solito tifoso. Allora premetto. Allora, Massimo Coda, ma non detto da me, questo è dopo. Allora, prima dico che Massimo è un giocatore che dovrà essere integrato pian piano. E nel secondo tempo, quando gli altri calavano fisicamente, lui poteva... Certo. Questo non è stato fatto, però, ripeto... Non è stato fatto per cause di forza maggiore. No, ma anche perché, non lo so, cioè io qui non entro, però c'ha ragione lo spettatore, cioè il tifoso, dicendo che portando gradualmente forse dava un po' di crescita del ragazzo. Questo non è stato fatto. Donnarumma, non lo dico io, lo dice proprio il suo agente,
che senza Massimo Coda non riesce a poter fare quel lavoro che si spetta da Donnarumma. Donnarumma da solo non ha questa capacità, questa forza fisica di tenere palla e di smistare. Perché non a caso gran parte dei suoi gol li ha fatti fare Coda. Ma questo, ripeto, non lo dico io, perciò lo dice l'agente di Donnarumma. Sì. Perché ogni volta che gioca da solo, dice non può giocare da solo Donnarumma, ma deve giocare con Massimo Coda. Queste sono parole del suo agente, perciò non è una polemica. Assolutamente. Perciò io... Anche se nel caso specifico, però, quelle dichiarazioni che poi furono anche oggetto di parecchie problematiche, insomma, in una sorta di ripercussioni, erano dettate, credo, dallo schieramento tattico della Salernitana, che all'epoca giocava a tre. Ma io ripeto, io ho visto diverse partite. Io credo che Donnarumma sia un ottimo giocatore, però è un giocatore che gioca da solo. È un giocatore che guarda, cioè non guarda il compagno. Lui quando entra in area di rigore, alla palla tira, anche se c'ha un palo davanti, lui tira. E questo secondo me costringe anche all'altra punta a non dialogare, non concretizzare. Questa è stata una cosa che io perché ho avuto io, modo no, spesso ti chiedo scusa, è l'ultima partita, se uno va, perché così non analizziamo le vecchie partite. Come ti ho detto, io sono tifoso della Salernitana, perché il tifoso della Salernitana è un grandissimo pubblico e merita veramente che il giocatore giochi per la maglia e non per l'egoismo. Se vai a analizzare domenica la partita, vedi che Donnarumma non c'è una volta che dà una palla. Io non do neanche colpa dell'altro attaccante, che c'è stata una palla che ha tirato, che se la mette in mezzo, mette davanti in porta Massimo. Ma quella è una cosa che ce l'hai o non ce l'hai. Sì, perciò... è tipico, si dice dell'egoismo dell'attaccante. No, quello è un egoismo, però ce l'hai o non ce l'hai. Tu vedi Massimo, in qualsiasi posizione che ha, si può dare la palla, la dà. In effetti credo che ne ha fatti di assist. Perciò non sono pochi per un no, non sono, parte. Non sono pochi, però questo è stato, adesso senza entrare, sembrerebbe stucchevole. No, hai capito, io sono entrato proprio per dire... Io lo dico perché c'è l'agente di Coda, così come ho spesso bacchettato e ho sollecitato dirigenza da questa tribuna, dal giornale su cui mi onoro di scrivere, di far sì che i giocatori della Salernitana, gli attaccanti, siano molto più altruisti, perché hanno peccato troppo di egoismo. Coda è stato vittima e alle volte anche carnefice per riflesso poi a un certo punto, però certamente questo, insomma, per darmi ragione addirittura ma pensavo, guarda che Donnarumma ma anche Coda, perché c'è un patrimonio Massimo. Ma tutto quello, ma è una coppia che bene o male ha fatto è la seconda migliore coppia, vuol dire che se dall'altra parte c'è dialogo, anche un vantaggio per Donnarumma. Dobbiamo andare in pubblicità, prego. Beppe, Goals, ultima, scusate il dubbio, mi sorge spontaneo, cosa ci fa Galli a Salerno? Un procuratore non si muove a caso, se è a Salerno evidentemente o deve discutere di Coda oppure ha qualche interesse calcistico parallelo, è sempre per Galli. Ritiene che Salerno e la Salernitana meritano la Serie A? Credo che abbia risposto. Se sì, lei è un attento osservatore dell'intero panorama calcistico, la segue spesso sulle reti nazionali, su cui opportunamente commenta fatti esterni al calcio mercato. In sintesi, secondo lei Lotito passerà la mano o ci manterrà a vita come seconda squadra della Lazio? In tal caso la Serie A è impossibile, lei ha conoscenza di imprenditori anche esteri pronti ad entrare nel calcio e magari indirizzare a Salerno? Io, conoscendo Galli, se mi risponde adesso chiudiamo la trasmissione. Andiamo in pubblicità, gli diamo il tempo per riflettere, almeno questo. Pubblicità. Eccoci qui, seconda parte della trasmissione Zona Mista News in compagnia di Beppe Galli, agente di Massimo Coda. Gli abbiamo lasciato il tempo di riflettere sulla considerazione di Goals al nostro sito internet, la risintetizziamo. Cosa ci fa Galli a Salerno? Un procuratore non si muove a caso, e poi ritiene che Salerno e la Salernitana meritano la A, e se sì, Lotito vende, rischia di vendere hai conoscenze di imprenditori? Allora, io se sono qui, e come ho detto anche a un tuo collega che mi ha visto allo stadio, che aspettavo Massimo, sono venuto qui apposta perché ti avevo promesso che venivo. Grazie. E speravo di venire anche perché sperando che Massimo giocasse la partita. Non è stato, poi io ripeto, io sono di Napoli, perciò sono venuto anche volentieri a salutare mia sorella e ho fatto l'utile dilettevole. Allora ti strappo un'altra promessa in diretta, se tutto va bene a fine campionato sei di nuovo qui. Ma vorrei essere già qui.
Allora, abbiamo detto tante considerazioni di attestazione di stima nei confronti di Coda, però anche civili considerazioni critiche. Corrado ci scrive: buonasera Galli, non esageri a tirare l'acqua al suo mulino, non parli solo dei pregi ma parli anche della mancanza di cattiveria agonistica sotto porta che gli ha fatto sbagliare molti gol. Va bene, allora parliamo professionalmente. Allora mi devo dire quanti gol ha sbagliato Massimo Coda e quante palle gol ha sbagliato in una partita. Allora, Massimo, ripeto, ne ha sbagliate 3 palle gol e una è stata, forse non si ricorda neanche il spettatore, a Brescia. Sì, quella è stata la prima, diciamo. Che gli è pesata anche tanto, perché era la palla del 2-0. Sì. Perciò una palla che per lui molto pesante. E poi, ripeto, Massimo è venuto qui, perché qualcuno si dimentica, sono contento del tifoso che ha detto prima, chiedo scusa a Massimo perché mi ricredo di quello che ho detto prima. Massimo ha rifiutato di rimanere in Serie A per venire a Salerno. Dove? Con il Chievo Verona. Col Chievo. E questo lo potete chiedere a Nebbia, avevamo già firmato il contratto e Nebbia è stato correttissimo, ce l'ha stracciato. Massimo ha voluto a tutti i costi venire a Salerno. Però è anche vero, consentimi Beppe, in A magari aveva forse... No, fermati. Aveva o non aveva, era Serie A. Sì, quello è un altro discorso. Scusa, non per tirare il mio mulino, Ronaldo, il centrocampista, sì, ha firmato per la Lazio per venire qua. Esatto. Potevamo anche noi chiedere di firmare per la Lazio e venire qua. Certo, perciò, ecco, okay, voglio dire, cioè, voglio... Chiaro. Dobbiamo essere precisi. No, io pensavo tu ti riferissi al discorso della categoria. No, io dico che Massimo è un'altra cosa che qui purtroppo, i primi tempi Massimo era massacrato, ma non per il giocatore, perché di Cava di Tirreni. E questa è e non dite che non è vero, perché io ho giocato un anno a Nocera e quelli di Cava non potevo venire a Salerno, se no li prende, cioè perché erano altri tempi. Per fortuna. Io ho quasi 60 anni, perciò sono passati... Te li porti bene. Però sono passati oltre 30 anni, perciò 30 anni fa è un ambiente un po' più caldo Salerno, voglio dire. Perciò è un giocatore di Cava e credimi, a Massimo non gli hanno perdonato nulla. E quando giochi in campo e senti sempre mormorie, e quando non sbagliava lui, era colpa sua. Perché io ho visto una partita dal vivo con la Provercelli, che si è perso, se ti ricordi, in casa. Sembra che la colpa era di Massimo, cioè, voglio dire, Massimo ha avuto veramente... E poi, mi dispiace, è ovvio che tiro l'acqua al mio mulino, però quanti avrebbero tirati i rigori, gli ultimi due rigori che ha tirato Massimo? Perugia e Latina. Se sbagli il rigore, come sono scesi a applaudirlo? Sarebbero scesi da... questo voglio dire, che anche la cattiveria di Massimo, la personalità di Massimo, l'ha dimostrata battendo quei due rigori. Poi si sbagliano, si fanno, perché sai, i rigori non è che è una scienza sicura. Assolutamente, ecco. Assolutamente. Però io non Massimo voglio innescare risposta con Corrado che ti risponde in tempo reale, ma giusto, veramente concentriamoci sul Modena. Galli, non crediamo più alle favole, il tuo Massimo è venuto a Salerno perché aveva una convenienza, un triennale da 300 e passa mila euro. Vabbè, gli stessi soldi che aveva di più a Chievo, perciò non è questo. Non sarebbe. Perciò non è per quello. Vedi, non è questione di soldi. Perché se... Allora, Fermati, ti chiedo scusa. Ti ricordi la domanda che tu mi hai fatto quando è arrivato Massimo? Te ne ho fatte tante. No, ce n'è stata una. Allora sei contento che l'hai portato a Salerno? Hai detto no. Ecco. È vero. Verissimo. E non per la società, non per la tifoseria. Hai detto no. Devo essere onesto, nelle stanze dell'Ata Hotel Beppe Galli mi dice dal punto di vista professionale non sono contento perché secondo me poteva tranquillamente giocare in Serie A. Questo è vero. Perciò io sono contento. Questo fatto del contratto lo cancelli. Allora, concentriamoci sul Modena, sì. Beppe. Modena, partita delicatissima. Secondo me, personalmente, dell'otto delle squadre che devono provare a lottare per evitare i play-out o la retrocessione, è la più ostica, è la più difficile, è la più pericolosa, perché è una squadra, credo, correggimi se sbaglio, in salute, esperta, soprattutto capace di indirizzare la partita come vuole, rallentarla, accelerarla, a seconda dei casi. Quanto conterà il fattore Arechi? Al Modena? Sì.
credo che ha dei giocatori di esperienza e che molto, io spero che non facciano quello che faceva a me, avere uno stadio pieno nemico mi caricava a me, perciò non sempre... Può essere un handicap, secondo te, conoscendo i giocatori del Modena? È uno stimolo. Quindi... Io ho Gioico che quando vedrà 20.000 persone è uno stimolo, si sente in Serie A, perciò giocherà... A mille. Giocherà, spero per la serenità che non giochi come... spero che non mi senta Gioico perché... Giustamente mi manda la disdetta, voglio dire, però è un giocatore che viene dalla Serie C, un giocatore anche lui che doveva andare in Serie B, ha voluto stare in C perché veniva da un infortunio, per dire, un ragazzo con una grande personalità, un ragazzo che sa i suoi mezzi e credo che ben presto lo si vedrà anche in Serie A questo ragazzo. Modena che gioca con la nuova guida tecnica 4-3-1-2 con un trequartista alle spalle del tandem offensivo Granoce Luppi. Allora, veramente gioca con una punta sola. Cioè Granoce. Poi Luppi è un giocatore... Gli gira intorno, ha velocità e ultimamente è cresciuto molto, sinceramente. È un giocatore che sta dando della continuità alla sua forza. È un giocatore molto tenibile e in effetti che anche contro l'andata credo che ha castigato il... Non Luppi, Granoce. Però su assist... Su assist, anche se quella... su quella decisione arbitraria. Sì, vabbè, voglio dire, però il primo tempo aveva fatto molto bene, voglio dire, perciò hanno una buona difesa, c'è una magagna da qualche parte, però non sta a me dirlo. Dillo, non ci sente no, nessuno. La sanità secondo me si attacca e può creare, se presso su, poi credo che rientra il centro del pista... Ogier, perciò per la Salernitana è un ottimo elemento valido che può creare delle problematiche al centrocampo del Modena. E pensate che sempre in quelle stanze del lato Hotel Quark, che adesso sono chiuse, perché ha chiuso completamente il Quark a Milano, Ogier nel pacchetto Catania è arrivato praticamente come aggiunta. Ma molte volte succede così, se ti ricordi, le aggiunte sono sempre quelli che poi diventano titolari. Sì, per tutta una serie di strani scherzi del destino, però io ricordo, ammetto la mia ignoranza, lo dissi già dall'epoca, io non conoscevo Ogier, sentendo i colleghi di Catania, eppure insomma c'erano stati i passaggi di Frisonno, poi tornato alla base, insomma tanti movimenti di porte girabili con Catania, Sciaudone e Schiavi, no? I tifosi e i colleghi di Catania dicevano che si rammaricavano soprattutto di aver perso Ogier. Beh, è un ragazzo giovane poi, perché non è... Sì, è un under 21. È un under 21, è un giocatore che ha dinamicità e la sua forza, perciò credo che il rientro di questo ragazzo per Meneghini è fondamentale. Poi è una partita che non è una partita... facile, sia per una parte si gioca con un nervosismo che si sa quanto pesa, ecco, questa il Modena partita. Ha 2 risultati su 3? No, ma questo può essere anche per la Salernitana. Secondo te anche un pareggio potrebbe... L'importante è non perdere. L'importante è non perdere, poi se si vince ancora meglio, voglio dire, perciò oggi essendo che è abbastanza ristretto perché la sconfitta anche della... Vediamola la classifica. La sconfitta della Provercelli ha messo in gioco anche la Provercelli. Anche se il calendario della Provercelli forse è un po' più facile. Vabbè, non credo che col Trapani sia una partita facile. L'unica è col Trapani, però teoricamente tu hai 6 punti in cassaforte. Vabbè, dopo, poi no? Tu c'hai Como. In teoria è una partita facile. In teoria, il mio problema è che la Provercelli, se arriviamo a pari punti, è messa meglio negli scontri diretti. Sì, vabbè, quello... Eccola qui la classifica. 41 punti. Latina, Modena, Salernitana. Delle tre, se la Salernitana supera l'ostacolo Modena... No, ma è una partita che, ripeto, mi dispiace che manca Massimo, però credo che chi entrerà al posto di Massimo farà di tutto per confermare il valore, perciò io mi auguro proprio che la Salernitana possa fare questo sorpasso, che potrebbe essere 3 punti importanti. Valgono 6 punti, sì, questa è come anche con Lanciano, ecco, certo. Che loro non prendono, cioè che a tutti i costi voler vincere, poi giusto. Ecco. Pensate questo, se avessimo pareggiato, ecco, con Lanciano. No, voglio dire, è giusto sapere che è una partita importante, però non a buttarsi a capofitto. A capofitto, ecco.
Prima Beppe Galli ci diceva del Modena e soprattutto della, dell'esperienza di molti giocatori, molti dei quali, secondo lui, che insomma scafato, che li conosce e tanto, si esaltano in campi caldi, come si aspetta e si auspica la società, la tifoseria, la stessa piazza. Vediamo che cosa ha detto il portiere del Modena, Manfredini. Ascoltiamo. Il fattore ambientale sarà sicuramente importante in un campo come la Rechi, però insomma anche il mister probabilmente vi avrà detto, andando avanti con una prestazione come quella col Crotone, si potrà portare a casa un buon risultato. Sì, se giochiamo così, anche a Bari abbiamo fatto un'ottima prestazione, siamo riusciti a tenere il gioco per buona parte della gara contro una delle formazioni più in forma. Chiaro che è una lotta a salvezza, ci sarà fatto emotivo forte perché insomma è vietato sbagliare da parte di tutti, però dobbiamo pensare a noi perché onestamente stiamo dimostrando di saper giocare, di essere squadra e così possiamo sperare. Come la vedi questa corsa a salvezza anche per quanto riguarda le vostre dirette avversarie? Insomma, se magari qualche giornata fa forse eravate quella col calendario più difficile, adesso bene o male siete rimasti in piena lotta e anche qualche altra avrà tre partite molto difficili. Sì, come ti dicevo, un po' di fortuna perché comunque anche gli altri risultati ci stanno aiutando, quindi anche le altre hanno rallentato, ora siamo, mi sembra, 5-6 squadre in 1-2 punti, fino alla fine non si sa mai, ecco. Noi dobbiamo solo pensare a noi senza fare dei gran conti, poi si vedrà a Novara come siamo messi, se siamo già salvi oppure play out, vediamo partita dopo partita. Il Salernitana sembra una squadra più di impatto emotivo che di tecnico, in questo senso il fattore campo può essere importante in una partita come quella di Salerno? Quello sì, ma dipende da noi, dall'approccio che abbiamo, perché come dicevo prima, Bari comunque non è una piazza semplice, leggera e tutto quanto, eppure abbiamo fatto un'ottima prestazione, quindi che sia Salerno, che sia un'altra piazza, conta il giusto. Se noi entriamo con l'approccio sbagliato, possiamo anche in una società piccola come potrebbe essere Provercelli rispetto a Salerno fare una pessima prestazione, quindi se entriamo con la mentalità giusta il dodicesimo uomo ci interessa, è giusto. Ti chiedevo infine sulle polemiche innescate dalle dichiarazioni dell'allenatore del Crotone Juric, guardate agli altri campi o per il momento restate concentrati su voi stessi? Ma dici per noi se guardiamo i nostri... Sì, no, Juric che ha detto vedremo se impegnarci nelle ultime partite, sceglieranno i giocatori e giocano contro la Latina. Ah beh, lì ci possiamo fare veramente poco, onestamente. È chiaro che noi da canto nostro speriamo che il Crotone batta i nostri avversari fino alla fine, però d'altronde loro hanno già raggiunto il loro scopo, quindi è normale che magari non gli interessi, ecco, proprio arrivare magari primo piuttosto che secondo, magari andare con la stessa determinazione, ma è normale perché anche un calo di adrenalina e tutto dopo un'annata come quella di Serie B ci sta, ecco. Erano le parole di Manfredini, siamo in netta conclusione, non l'aveva sentito Beppe Galli, ma insomma l'aveva anticipato. Abbiamo sforato abbondantemente, ancora tanti messaggi, io proverò a sintetizzare. Dodger scrive, tutti a parlare di Bush quale sostituto naturale di Coda, ma una sorpresa a Tunkara non potrebbe essere una soluzione intrigante, è il classico attaccante da 4-4-2 e soprattutto è imprendibile. E poi alcuni che mi scrivono, abbiamo letto stamattina l'intervista di Ottito e Mezza Roma, insomma un po' risentiti del fatto che fino a questo momento erano rimasti in silenzio, adesso provano a spingere una piazza che non ne ha bisogno e ci scrive sempre con te, salviamoci e poi con un progetto serio che miri in 2 anni alla Serie A o fuori dalla città. Io sono stanco di dover marcire in categorie inferiori, vedere il Sassuolo che disputerà probabilmente l'Europa League, Chievo, Sassuolo, Carpi, Frosinone e Crotone in Serie A, meritiamo di più. Beppe. No, questo c'ha ragione, ripeto, il pubblico della Salernitana è un pubblico che merita la Serie A, quello
No, però ti chiedevo, questo l'abbiamo è acclarato, ti chiedevo l'ipotesi Tunkara invece che Bush, se lo conosci. No, io non entro in merito. No, come giudizio? No, non li conosco, perciò non metto... Invece sull'Otito ritieni che possa passare la mano? Io penso che l'Otito voglia vincere, poi passa la mano, perché... Cioè tu dici vuole vincere in B e poi eventualmente passare la mano? Sì, no, deve passare la mano, perché però è un conto vendere la squadra in Serie A e un conto stare in Serie B, perciò ha tutti dei vantaggi, per un imprenditore ha un vantaggio enorme. Questo è, ripeto, credo che questo è un anno importantissimo e spero proprio che la Serenitani si salvi, e penso che il prossimo anno possa veramente programmare un futuro valido e come merita la piazza, perché una piazza che fa 20.000 persone, devi dare il cuore. Siamo davvero in conclusione, mi hai dato la possibilità di tornare su considerazioni che avevamo fatto, non abbiamo risposto fino in fondo. Il futuro di Coda, che ha ancora un triennale, quindi un biennale, e qualche giocatore tu assistito che puoi proporre, giovane, un progetto per l'anno prossimo? Ma guarda, io quest'estate, tu sai, anche a gennaio ho proposto dei giocatori anche non miei. È vero. Perciò giocatori che stanno facendo benissimo in A, voglio dire. Io, se mi chiederanno dei giocatori che possono andare bene alla Salernitana e se c'è un progetto serio, sono ben volentieri portarli a Salerno, perché è una piazza, non è una piazza da B, è una piazza da A. E chi viene qua, non faccio brutta figura a portare il giocatore alla Salernitana, ma con un progetto serio, perché è giusto che anche chi viene deve venire consapevole di vincere qualcosa, di provare di vincere, perché vincere non è mai facile. Certo. Però provare, ecco, Salernitana ha bisogno di questo. E il tifoso della Salernitana, quando vede che la squadra dà il massimo, tu esci sempre sotto gli applausi. E su Coda però non mi ha risposto. Coda vedremo, non è un problema. Quando dici vedremo è pericoloso, No. No, perché se dici vedremo, è volutamente da gran marfione scappato quale sei. Vedremo. Quando dicono vedremo c'è da stare allerta, quindi occhio a tenerci uno dei migliori giocatori, sicuramente il migliore attaccante. Io lo dico senza timore di smentita, anche perché ho avuto molto spesso, soprattutto quando Coda magari sbagliava qualche gol, io ricordo forse... Ecco, personalmente mi piace sempre parlare, dato che ne parlo sempre insomma, in maniera celebrativa, ma per quello che merita, perché cerco di fare umilmente il mio mestiere, ricordo, forse l'unico gol che a me è rimasto qui è stato quello con Lentella, quel calcio di rigore in movimento, in cui lui, credo che anche lì la mala sorte della Salernitana sia anche nel fatto che il portiere si sia trovato in quella traiettoria. Ma sai, guarda, vedi degli errori in Serie A... Io dico se io sono stato un attaccante penso che un attaccante i gol che sbaglia è quando ti arrivano 5-6 palle gol e ne sbagli 5-6 palle. Massimo in questa squadra in segneria ne arriva una. Sì, è vero. Ecco, e allora, per la verità un po' è cambiato. Sì, no, ma ripeto, ma guarda che giocando come gioca Menichini, cioè col 4-4-2, anche per gli attaccanti, perché... No, entriamo in polemica, non voglio entrare del passato. Voglio dire, è un gioco che sono due attaccanti veramente fuori, che si possono veramente fare veramente bene. Sarebbe tu hai detto che il secondo attacco, sì. Ma potrebbe essere il primo, perché sono tutte e due gente che sa... Cioè, vabbè, credo che la Padula e Caprari difficilmente possano essere raggiungibili. Hanno 30. Allora tu metti a Massimo Coda e a Donnarumma. E Donnarumma, è un consiglio che do, ma proprio spassionato, e giocasse anche per la squadra, secondo me Donnarumma farebbe molto di più e potrebbe essere un giocatore veramente... Però penso sia ingeneroso adesso a passare per dirti, e avere una squadra dietro, penso che posso dire anche loro due. Anche perché c'è da dire, che adesso mi sovviene, che Coda, Donnarumma e la Padula in momenti diversi sono stati Coda e la Padula sono stati compagni in di squadra in Slovenia, dove Coda è stato capocannoniere, la Padula capocannoniere credo anche eletto miglior giocatore. No, è stato il miglior giocatore in Slovenia, votato dai sloveni, questa è dirla tutta. Perciò in compagnia di la Padula. Con la Padula. Uno ha fatto 18 gol e l'altro ha fatto 12.
12 la Padula e 18 e invece Donnarumma e la Padula sono stati poi compagni di squadra nel Teramo. Quindi, no, ma sono tutti giocatori forti, se, voglio dire, la Padula è cresciuta anche tantissimo, sì. Però c'è anche una squadra notevole. Che viaggia. Poi ripeto, quando tu sei in alto vuol dire che c'hai dei valori, ecco, è una squadra che ha dei valori, ma questo non toglie nulla alla Salernitana, perché, ripeto, non sempre chi è più forte vince. Io ho sempre giocato con squadre che eravamo amici in campo e fuori dal campo. E questa squadra c'ha amici in campo? Non lo so, io ripeto, non entro in merito. No, te lo... Allora, siamo in conclusione. Yu mi fa una proposta molto interessante. Non sarebbe bello, Eugenio, che in occasione della giornata granata e contemporaneamente la partita più importante dell'anno anche i giornalisti salernitani pagassero il biglietto? Ben volentieri, insomma, mi faccio carico di proporre questa iniziativa perché potrebbero devolvere l'incasso a case famiglie, orfanatrofi o genitori meno fortunati, che così avrebbero l'opportunità di regalare, ecco, un pomeriggio di spensiera. Posso dire cosa? Ecco, la giornata granata, se fosse devoluta a tutti in beneficenza, sarebbe stato un grandissimo gesto della società, perché è una partita talmente importante che non devono far pagare perché è importante. Giusto. Questo secondo me sarebbe un grandissimo gesto della società che venga evoluto in beneficenza. Gireremo anche questa, lo stiamo facendo dalle nostre tribune, ovviamente mi cacceranno via perché ho sforato abbondantemente, chiedo scusa, ringrazio Beppe Galli, Beppe, ma tu eri l'agente di Torricelli anche? Sì. Ma di quando ci fece il... No, ma il Moreno l'ho portato io alla Juve. Sì, lo so che l'hai portato tu alla Juve, ma quindi quando era alla Fiorentina? Sì, sì, ancora. Allora lì, adesso ho ricordato un Torricelli che ci ha fatto il gol dell'1-1 rubando una partita che ci è costata carissima in Serie A. Ma ci pensa che lui Gobbo è andato a Firenze? grazie a Beppe Galli, grazie ai telespettatori, tantissimi internauti che hanno interagito con noi. L'appuntamento con Zona Mista News ritorna domani sera puntuale alle 20.30 su TV Oggi Salerno. Grazie ancora Beppe. Grazie a voi, buonasera a tutti, in bocca al lupo. E la promessa naturalmente che no, torni. T'ho già detto, sono già qui. Sei già qui. Solito, classico, tradizionale, ciao. In collaborazione con... Visita il nostro sito tvoggisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand.